nel canale Flash News Ita. Oggi parleremo di una delle monete più conosciute della storia della Repubblica Italiana, la 200 lire. Dunque, le monete da 200 lire sono state emesse dalla Zecca di Roma dal 1977 fino al 2001. Questo tipo di monete sono state create inizialmente in Bronzital, una particolare lega di bronzo composta da rame e alluminio. Solo in seguito, dal 1968, alla lega di Bronzital è stato aggiunto anche il nichelio, per renderla maggiormente splendente e meno soggetta ad ossidazione. Ma vediamo ora questa moneta nei particolari. Questa è una 200 lire ed è detta lavoro. È stata coniata in centinaia di migliaia di esemplari e l'ampio utilizzo e la continua manipolazione della moneta stessa ha fatto sì che il valore di queste sia apprezzabile solo in uno stato di conservazione ottimale, ossia a fior di conio. Bisogna dire però che attualmente sono in circolazione diversi esemplari particolarmente interessanti e soprattutto di valore che si contraddistinguono per alcune caratteristiche che fra poco vedremo. Dunque, parliamo ora della 200 lire come si presenta. Vediamo che sul lato dritto presenta una testa di donna rivolta verso destra, circondata dalla scritta Repubblica Italiana, alla cui base figurano un piccolo rombo e al di sotto il nome dell'incisore, Mario Vallucci. Se giriamo la moneta, al rovescio, invece, troviamo al centro, a grandi caratteri, il valore nominale della moneta, 200 lire. Il tutto rinchiuso all'interno di una ruota dentata, simbolo appunto del lavoro, da cui prende appunto il nome stesso della moneta. In basso, a sinistra, all'interno di uno degli ingranaggi della ruota, è riportata la lettera R, mentre in basso troviamo l'anno di coniazione della moneta, 1995. Se osserviamo invece il contorno della moneta, possiamo notare che ha un classico contorno rigato verticalmente. Ma vediamo ora il peso della moneta, che è di 5 grammi, mentre il diametro è di 24 mm. Per quanto riguarda il valore di mercato di questa 200 lire, dunque la 200 lire italiana, come dicevo prima, è stata coniata in centinaia di migliaia di esemplari e l'ampio utilizzo e la continua manipolazione di questa moneta ha fatto sì, come dicevo prima, che il valore sia apprezzabile solo in uno stato di conservazione ottimale. Ma diverso discorso invece per le monete da 200 lire di prova. Sono facilmente riconoscibili con la scritta appunto prova posta sul rovescio della moneta all'interno di uno degli ingranaggi sul lato destro. Queste monete da 200 lire sono state coniate ufficialmente in 884 pezzi, di cui due sono state conservate al Museo della Zecca e 400 sono state invece omaggiate ai dipendenti stessi della Zecca di Roma. Il restante sono attualmente in circolazione e se ne possedete qualcuna, il valore attuale all'asta è di oltre 800 euro. Tra l'altro, considerando la tiratura limitata, il valore di mercato di questo tipo di monete è anche in rialzo. Dunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale Flash News Ita. Per altre informazioni sulle monete potete scrivere qui in basso nei commenti.